state? Io sto bene. Sapete che prima mi stavo guardando allo specchio e mi è venuto in mente questo pensiero. Mi sono detta, certo che siamo fatti proprio un po' strani noi, eh? Perché abbiamo due occhi, due orecchie, due mani, due braccia, due gambe, due piedi e che tra di loro sono uguali, perché la nostra mano è uguale all'altra, la nostra gamba è uguale all'altra, un piede è uguale all'altro. Come facciamo a distinguerli? Come facciamo a distinguere una mano dall'altra? E allora mi è venuto in mente che è un po' come se fossimo tagliati a metà. E allora abbiamo da una parte tutto il nostro lato destro e dall'altra tutto il nostro lato sinistro. Io, per esempio, ho messo oggi sul mio polso destro un braccialetto e sul mio polso sinistro un orologio. Ma cosa vedono i miei occhi? Nadia, sei andata a prendere le tempere? Cosa stai facendo di bello? Ce lo racconti? Adesso ascoltiamo cosa ci racconta Nadia. Ciao bimbi, un bacio! Ciao bimbi, sì, ciao Vale, sì, ho preso le tempere e mi sono dipinta. Guarda un po', una mano di blu e una mano di rosso. E adesso sapete cosa faccio? Seguitemi, venite, guardate un po'. Stampo queste due mani, stampo la mano destra con il blu e la mano sinistra con il rosso. Attenti, Opela! Mano destra blu e mano sinistra rossa. Ma adesso... Mi sa che la maestra Giulia sta facendo qualcosa anche lei. Giulia, Giulia, cosa fai? Ciao bimbi, ciao! Ciao Nadi, ciao bimbi. Eh sì, Nadia, sai, ho combinato qualcosa stamattina, volevo proprio raccontarvelo. Mi sono svegliata tardi e avevo ancora un po' gli occhietti chiusi, mi sa. E guardate cosa ho combinato. Ho messo sul mio piede destro una calza blu e sul mio piede sinistro una calza nera. Però non scherzatemi troppo, perché sennò mi offendo. Comunque, bimbi, adesso sapete, c'è un'altra maestra che vuole insegnarvi qualche parolina in inglese. Ma chi sarà mai? Boh, andiamo a scoprirlo. Un bacio, ciao bimbi, buon divertimento! Hello, how are you today? Allora, ciao bimbi, ho visto che avete imparato tante cose da bimbi grandi che devono prepararsi per la scuola primaria, con la maestra Nadia, la maestra Valentina e la maestra Giulia. Allora, anche in inglese impareremo un po' di paroline. Impareremo dentro, fuori, sopra, sotto, vicino, lontano, davanti, dietro. Impareremo anche la destra e la sinistra, come si dice in inglese. Allora bimbi, venite con me che vi faccio vedere come ho giocato con questi concetti in inglese qui nel mio giardino. Venite! On, under, inside, outside, front of, behind. Near, far from. Left, red, and right is blue. Allora, io vi ho preparato delle schede che le vostre mamme e i vostri papà possono stampare. Allora, qui vi ho preparato questa scheda dove dice sopra e sotto. The butterfly is on the flower. The ladybug is under the flower. Poi, dentro e fuori. The dog
is inside the farm. The pig is outside the farm. Davanti e dietro. The horse is in front of the tree. The rabbit is behind the tree. Poi vicino, lontano. The mouse is near the house. The cat is far from the house. Poi l'ultima scheda dove impareremo come si dice sinistra e destra. Sinistra si dice left e destra si dice right. E qui potete colorare i vostri piedini, di red and blue. Ciao bimbi, ci vediamo la prossima volta. Bye bye e big kiss!